Le 39 cose che non sai su Breaking Bad. Anna Gunn ha ricevuto numerose lettere di minaccia da parte dei fan che odiavano Skyler White, il suo personaggio, e ha adottato misure di protezione vere e proprie. Prima che diventasse attore, Cranston lavorava in un ristorante con un cuoco matto che finì assassinato. Per un periodo fu sospettato di omicidio. Aaron Paul non ha mai frequentato nessuna classe o corso di recitazione in vita sua. L'episodio meno visto è stato Better Call Saul con 1,04 milioni di spettatori, ironico che proprio da lì sia nata la geniale serie spin-off ora in onda. Prima del successo di Breaking Bad, un uomo è stato arrestato per la produzione di metanfetamina. Il suo vero nome? Walter White. Avete presente la scena in cui Walter getta una pizza sul tetto? È bastato un solo chuck perché Cranston ha fatto un lancio perfetto. Durante una curiosa festa, Bryan Cranston è andato a casa con un tatuaggio di Breaking Bad sulla mano. Jesse Pinkman e Walter White appaiono entrambi in tutti i 62 episodi dello show. Bogdan, il proprietario del car wash dove lavora Walter all'inizio della serie, è un vero chimico. Quella che vedete nell'immagine è la vera formula chimica della metanfetamina. Dopo il successo della serie sono state trovate grandi quantità di metanfetamina blu. Non essendoci legame tra purezza e colore, probabilmente si sarà trattato di un simpatico omaggio dei narcotrafficanti alla serie. L'attore che interpreta Saul non ha voluto spoilerarsi il finale di Breaking Bad, ha letto le sue parti, le ha filmate e gettato il resto del copione per gustarsi meglio l'episodio. Durante una scena, Tuco ha davvero fatto perdere conoscenza ad Aaron Paul, che ha avuto bisogno di un medico. Save Walter White è un vero sito. Prima di arrivare su AMC, lo show fu rifiutato da HBO e da Fox. La DEA ha sconsigliato alla produzione di ricreare nello show l'esatto processo di creazione della metanfetamina. Non provateci a casa, insomma, tanto non funziona. Le puntate di Breaking Bad sono 62, sulla tavola periodica 62 è il numero del samario, sostanza usata anche per curare il cancro ai polmoni. Alla fine delle riprese, Bryan Cranston ha girato nudo per il set, un po' come era avvenuto nella celebre scena del supermercato. Il New Mexico è lo stato americano più afflitto dall'abuso di sostanze e una clinica di Albuquerque usa effettivamente Breaking Bad per dissuadere i giovani dal drogarsi. Chi ha conciato così Gus Fring? Ovviamente i creatori degli effetti speciali e i truccatori di The Walking Dead. La casa di Jesse Pinkman è stata venduta durante le riprese della seconda stagione. Ogni immagine del suo interno, da allora in poi, è stata girata in un set apposito. Tio avrebbe dovuto essere il super cattivo delle stagioni centrali di Breaking Bad, ma Gillian fu così colpito dalla performance di Giancarlo Esposito che alla fine si optò per lui. Per rendere le scene di cucina reali, Bryan Cranston si è fatto dare lezioni da alcuni chimici della DEA. La Blue Map di Breaking Bad appare in un episodio di The Walking Dead. Gli iconici slip di Walter sono stati venduti all'asta per $10,000. Raymond Cruz, Tuco, avrebbe dovuto essere il cattivo di tutta la seconda stagione, ma l'attore trovò lavoro in The Closer e volle andarsene. In occasione della morte di Mike, tutta la crew ha indossato fasce nere al braccio in segno di lutto. Aaron Paul ha passato ore in compagnia di veri dipendenti della metanfetamina per studiare il ruolo di Jesse Pinkman. Il famoso biglietto dell'otto che punta al tesoro di Walt in realtà contiene le coordinate geografiche degli studio di Albuquerque dove lo show è stato in gran parte girato. La bimba di Walter White si chiama Holly, un omaggio del regista alla sua ragazza Holly Rice. Giancarlo Esposito, Gus, è un attore danese di origine afro-italiana, con cittadinanza italiana.
Vince Gillian, il regista, ha concesso a Brian una sola occorrenza della parolaccia per stagione. Saul Goodman, nome d'arte del celebre avvocato, sarebbe una sorta di crasi di So All Good Man, ossia va tutto bene amico. Walter White Jr. ha effettivamente una paralisi cerebrale, ma molto lieve, ha dovuto parlare molto più lentamente e imparare a usare le stampelle appositamente per lo show. Brian avrebbe pianto per 15 minuti dopo aver girato la scena in cui lascia morire Jane, la fidanzata di Jesse Pinkman. Uno dei punti di forza della serie è avere pochi personaggi, quasi tutti si incontrano l'uno con l'altro, con l'unica eccezione di Walter White Jr. e Jesse Pinkman. Si è discusso a lungo sul significato nascosto di Felina, il nome dell'ultimo episodio di Breaking Bad. Le sigle riportano al ferro, al litio e al sodio, quindi possibilmente al sangue, alla metanfetamina e alle lacrime. Life Free or Die, così recita la targa del New Hampshire nell'ultimo episodio di Breaking Bad, è anche il titolo della prima puntata dell'ultima stagione. Vi siete mai chiesti quante persone muoiono in Breaking Bad? 270. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e se vuoi vedere altre curiosità, lascia un mi piace.